Buonasera. Prende posizione il sindaco Gianfrancesco Melari in merito al servizio di ERA. Le critiche del primo cittadino si rivolgono alla Polizia Generale della città. Menani spiega che ogni giorno arrivano decine di segnalazioni in merito allo spazzamento delle strade, lo svuotamento dei cestini, la pulizia delle aiuole e delle aree verdi. Da tempo sollecitiamo ERA su questa questione, scrive il sindaco, ma ancora i risultati non arrivano. E siamo stanchi di segnalare un problema reale e degradante per la nostra città. Abbiamo convocato l'ennesimo incontro nei prossimi giorni e, nuovamente, chiederemo che il servizio di pulizia torni ad essere efficiente ed efficace. Se non otterremo risultati, conclude Menani, passeremo alle vie di fatto. In occasione di MAT, la settimana della salute mentale, questo venerdì alle 18, presso l'Auditorium Bertoli, si terrà lo spettacolo Parole, umorismo e paradossi nella comunicazione umana. L'ingresso è libero e gratuito. Tutte le manifestazioni nell'ambito del MAT sono promosse dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'USL di Modena. In mattinata all'ospedale di Sassuolo è stata inaugurata la biblioteca Ermione, situata al primo piano della struttura e gestita dal sistema bibliotecario territoriale di Sassuolo. Il servizio sarà a disposizione di pazienti, parenti e personale che torna dopo lo stop dovuto alla pandemia di Covid-19 e che sarà garantito dall'impegno dei 35 volontari dell'associazione Librarsi. Domani nel nostro TG un servizio sull'inaugurazione di questa mattina. La sassolese Mirka Ferri ha pubblicato un nuovo libro. Si tratta di Ostaggi nell'ombra, una raccolta di poesie scritte in rima semantica. Il servizio. Questa è stata la mia prima raccolta di poesie, la mia prima syllabe, in rima semantica. Questo per rendere la lettura più melodica, poiché le poesie sono abbastanza crude. Trattano temi di dolore, di morte, di dipendenza, ma all'interno di esse ci sono anche la maternità vissuta come un riscatto da un problema che si è vissuto, poi si legge nella poesia, il coraggio, la resilienza e la voglia di non lasciarsi abbattere dalle situazioni della vita che capitano a chiunque, perché ritengo che disgrazie e malattie purtroppo siano molto democratiche, possono capitare a tutti, alla persona più ricca, alla persona più povera, alla persona più fortunata. E io lì cerco di spronare le persone a uscire da quest'ombra. E visto che il libro si chiama Ostaggi nell'ombra, a uscire da quest'ombra che li tiene in ostaggio, li tiene in ostaggio delle loro difficoltà. Io ho voluto narrare di queste emozioni perché più che personaggi sono emozioni, emozioni che le persone provano e come le hanno deciso di viverle. Dentro c'è anche un po' di te. Sì, io ho una malattia autoimmune incurabile che mi sta dando un po' di problemi. Nella prima poesia c'è una forma da parte mia un po' di abbattimento, perché ho fatto un periodo abbastanza lungo dove stavo molto bene. Poi invece nella penultima poesia c'è la mia indifferenza nei confronti della malattia, nel senso io comunque continuo a vivere, continuo a resistere. Faccio finta che tu non esisti e questa per me è stato uscire dalla mia ombra, uscire dal mio ostaggio. Credo che qualunque persona che viva una condizione di questo tipo, che limita la propria vita e le proprie condizioni, abbia poche scelte: o si rinchiude in se stesso, o prende una buona manciata di coraggio e anche una buona manciata di pochi ma veri amici, oltre che la famiglia. E si fa aiutare perché bisogna anche farsi aiutare. Questo libro si acquista come? Allora, si acquista su Amazon, parto subito da quello, si acquista sul sito della casa editrice Pava Edizioni, su Libroco, su IBS, su Mondadori, su Libraccio, la Libera Universitaria, insomma, su tutti quelli che vendono, che entrano nel circuito di Libroco. E ora passiamo allo sport. Calcio.
KO in esterna per la formazione di Serie A2 dello Sporting Club Sassuolo. Domenica i sassolesi hanno perso 4-2 sul campo della capolista CT Giotto di Arezzo ed ora, nelle ultime due partite, dovranno raccogliere punti salvezza. A partire da questa domenica, quando sui campi di Via Vandelli arriverà Ronchi Verdi, squadra a quota un punto. Grazie per essere rimasti con noi anche oggi, l'appuntamento come sempre è a domani. Buona serata.